Morena Diazzi, direttore generale attività produttive e commercio e turismo, Regione Emilia Romagna, autorità di gestione Porfeser 2014-2020. Il nostro contributo sul tema della mobilità sostenibile è riferito in particolare alle nuove misure che sono previste all'interno della programmazione FESR 2014-2020, quindi risorse comunitarie dedicate alla competitività proprio per la mobilità sostenibile nell'ambito del più ampio tema della low carbon economy. Gli interventi che sono previsti sono subordinati all'adozione e all'approvazione da parte delle città che saranno coinvolte dai piani di dei piani di mobilità sostenibile, a cui seguiranno appunto i programmi di intervento e di investimento proprio per realizzare gli obiettivi di mobilità sostenibile che gli stessi PUMS hanno previsto. La dotazione finanziaria è sicuramente insomma, significativa, anche se del tutto aggiuntiva rispetto alle altre scelte che la Regione Emilia-Romagna farà, e riguarderà sostanzialmente tre aree di intervento. La prima è quella degli autobus e quindi diciamo dei mezzi di trasporto del materiale rotabile in senso lato. Il secondo punto è quello che riguarda invece le infrastrutturazioni che possono essere necessarie, pensiamo a infrastrutturazioni elettriche o ad idrogeno, comunque che possono servire per la città non solo per questo materiale rotabile ma più in generale per l'utilizzo da parte dei soggetti della di vari mezzi di mobilità che andremo a spingere, a sostenere e ad accrescere nel nostro contesto regionale. E il terzo punto è quello invece dell'infomobilità, cioè di tutti quei sistemi che si basano su sistemi di telecomunicazioni avanzate che possono aiutare a rendere più scorrevole, più fruibile, più utilizzabile il mezzo pubblico, comunque diciamo più scorrevole la mobilità in genere, e che quindi diciamo può aiutare a ridurre quelli che sono i tempi medi e anche in un qualche modo contribuire a renderlo più efficiente e quindi meno emissivo. Il trasporto pubblico quindi locale al centro non è l'unico elemento che entra diciamo nelle nostre politiche, insieme a questo c'è questo grosso pezzo di pianificazione che stiamo sostenendo insieme alle città, alle 13 città che partono con questa sperimentazione, quindi pensiamo di poter dare un contributo significativo alle politiche regionali ma anche a quelle delle città che saranno coinvolte dai programmi.